Benvenuto, bentrovato a Stefano Poletti. Ciao Stefano, bentornato. Ciao Roberto, un benvenuto a tutti i telespettatori. Che ormai ti conoscono e ti conoscono come colui il quale è in grado di suggerire per esperienza diretta, l'abbiamo visto dalle immagini, beh, una serie di percorsi molto molto interessanti in Italia e all'estero. Quindi diciamo una valida guida virtuale, possiamo definirti così. Possiamo definire, sì, perché no? Anzi, è un bel aggettivo. Oltre che riconosciuto Inside Racer, quindi voi seguite anche il canale di Stefano Poletti in arte rustic e sicuramente troverete sempre molte idee su dove andare a raidare, come divertirvi in bicicletta. Ma tu ci insegni, come ogni buon rider, ogni buon biker, ogni buon sportivo, ogni tanto anche la macchina uomo va sottoposta a manutenzione. Come la bicicletta, anche la nostra macchina, quindi il nostro corpo, va attentamente curato e soprattutto bisogna fargli un minimo di manutenzione annuale o quantomeno periodicamente. Questa cosa l'ho imparata dopo un giro in bicicletta al Mottarone, che vi ho già mostrato, vi ho già presentato anche nel corso delle precedenti puntate, quando sono approdato all'interno di un centro Ayurveda. Veramente per caso erano lì a fare aperitivo, mettiamola giù così, e ho conosciuto Tom e parlando del più del meno mi diceva che lui aveva questo centro Ayurveda sul Lago d'Orta. E allora ho iniziato a chiedere informazioni, non avevo capito granché di cos'era l'Ayurveda e lui sa cosa mi ha risposto: vieni a provare una volta e capirai. E infatti ho fatto così. Non è certamente facile sintetizzare 4.000 anni di storia, perché è una delle pratiche salutistiche senza ombra di dubbio codificate da più tempo nella storia della medicina o medicina alternativa, come ora si chiama, io la chiamerei più che altro integrativa. Quanto fa bene questa pratica, e poi andiamo a sentire anche un'intervista ad hoc, quanto fa bene questa pratica ad uno sportivo? Allora, questa pratica ad uno sportivo, ma in generale una persona, secondo me fa bene, non se la si fa una volta ogni tanto, questo è il mio modo di vedere, nel Chiaro. senso non basta un massaggio per stare bene e poi torni, o meglio, magari stai bene momentaneamente, però il benessere non perdura nel tempo. Con Tom e tutto il suo staff abbiamo parlato in generale, cioè come è composta la Ayurveda, sì, da massaggi, da tutta una sorta di terapia, ma anche abbinata alla corretta alimentazione, quindi un'alimentazione prettamente vegetariana per loro, ma con come dire, una scienza, anzi è proprio una scienza, Certo. come sentiremo nel filmato. Quindi seguendo tutte queste annotazioni, nel tempo si sta meglio, non, davvero si sta meglio, anche perché poi si abbina anche alla meditazione, che è un'ottima abitudine, mattina, sera, quindi è proprio uno stile di vita, è uno stile di vita che ti cambia. E ho provato e tuttora sto seguendo e sento i benefici, ma non solo come persona che ama lo sport, che pratica lo sport, in generale come persona, prima che persona amante dello sport. Allora, ascoltiamo alcune parole proprio in merito a questo, poi torniamo per le conclusioni. Il panchakarma base, diciamo che è la struttura del nostro panchakarma classico. Come viene riportato dai testi classici ayurvedici, il panchakarma enfatizza quelle che sono già le capacità del nostro corpo di disintossicarsi. Sebbene appunto questa sia un'attività già specifica per il nostro corpo, nel corso del tempo, soprattutto con i processi di invecchiamento, di accumulo di stress e di radicali liberi, il corpo rallenta questa sua capacità di eliminare queste tossine che ostacoleranno le nostre articolazioni, la nostra pelle, i nostri organi, i nostri sistemi. Quindi il panchakarma base è quello che prevede una sequenza che verrà poi stabilita dal medico ayurvedico di trattamenti specifici che si alterneranno nel corso di un periodo minimo di 3 giorni, che proprio diciamo possiamo chiamare assaggio di panchakarma, fino a 5, 7, 10, 15, anche 20 giorni. Quindi tutta questa procedura viene preparata da quella che viene definita la tecnica di pre-trattamento che si fa a casa, in cui si
assumono sostanze untuose come il ghee, burro chiarificato, burro deproteinizzato e disidratato, che ha questa capacità di legare le tossine liposolubili. Noi con per esempio l'acqua calda bollita possiamo fare una pulizia profonda delle tossine idrosolubili, quindi solubili in acqua, ma le tossine liposolubili le sciogliamo solo con i grassi. Ecco il perché dell'uso del ghee come preparazione ai trattamenti poi del panciacarma base, che con i suoi massaggi o oliazioni che utilizzano l'olio di sesamo erbalizzato, quindi che contiene anche delle piante medicinali, il cui effetto specifico andrà a riequilibrare questi tre dosha, no? Queste strutture molto sottili nel nostro corpo, in modo che si ottenga un beneficio finale molto elevato dal punto di vista sia fisico che mentale che emozionale e a livello anche della coscienza, della struttura più profonda nella nostra fisiologia. Quindi gli oli hanno questa capacità, oltre che di produrci questo stato di benessere e di rilassamento, di convogliare le tossine liposolubili nel tratto gastrointestinale, da cui poi è più facile poterle eliminare. Io sono 30 anni che organizzo Panchakarma in Italia. Prima di conoscere Tom e Patrizia li organizzavo da sola con la collaborazione di altri medici. Ho girato diverse strutture tra il Lago Maggiore e il Lago anche d'Orta, fino ad approdare alla conoscenza di Tom e Patrizia, che è stato così il punto poi di svolta un po' per tutti e tre, per poter strutturare qualcosa che via via vogliamo rendere sempre più piacevole, adatto e come è stata l'intenzione sempre di tutti e tre, che rispecchi l'integrità di questa grande medicina, a cui non dobbiamo né aggiungere né togliere assolutamente niente. Quindi il nostro cammino ci ha portato adesso in questa struttura che troviamo molto adatta, piacevole, gradevole, e quindi vogliamo a tutti i costi anche farla conoscere, perché è un piacere per noi divulgare questa conoscenza ed è un piacere vedere poi le persone che se ne vanno dopo aver fatto i loro vari trattamenti con grande desiderio di ritornare, grande piacere di essere stati da noi. Questa struttura molto confortevole e molto bella, proprio a ridosso del Lago d'Orta, noi accogliamo i nostri clienti, che hanno quindi una sistemazione molto gradevole ad alto livello nell'hotel, un hotel 4 stelle che ci permette di mantenere tutta il comfort che ogni persona che viene a fare e a scegliere un pacchetto dai nostri necessita di avere nel contesto in cui è ospitato. E la nostra struttura è conosciuta sempre di più, per fortuna, anche grazie appunto al sito che abbiamo sviluppato in questi anni. Abbiamo persone che sono venute dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Sardegna, dall'Alto Adige, e quindi le persone che arrivano da distante ovviamente si appoggiano all'aeroporto di Malpensa, comodissimo per noi. Noi andiamo poi a prenderli, oppure c'è chi arriva da Roma in treno e arrivano col Frecciarossa a Milano, cambiano, vanno a Novara e vengono fino alla stazione di Orta Miasino, oppure arrivano alla stazione di Arona, dove li andiamo a prendere. Quindi direi che è un punto molto strategico il nostro, molto ben servito. Abbiamo diverse persone che vengono dalla Svizzera, noi siamo vicinissimi al confine con la Svizzera, persone che vengono dalla Francia, quindi abbiamo avuto ospiti un po', anche una cara amica dalla Germania, quindi non abbiamo limiti per accogliere le persone, anche proprio per la comodità dei mezzi di trasporto vicini a noi. Nella medicina ayurvedica ci sono tre pilastri per sostenere la nostra salute.
che si chiamano in sanscrito Ahara, Nidra e Brahmacharya. Ahara è il cibo, quindi la grande importanza che si dà all'alimentazione al cibo viene rispecchiata ovviamente in tutti i pacchetti che avete trovato disponibili nella nostra struttura. Nella nostra struttura l'alimentazione è seguita scrupolosamente da ognuno di noi come medici e viene eseguita dall'ottima troupe della cucina che prepara esattamente le ricette che noi indichiamo. Quando poi la persona andrà a casa dopo il trattamento che avrà deciso di fare da noi, riceverà una scheda con i consigli alimentari più adeguati. Il pasto principale secondo l'Ayurveda è il pranzo, perché a pranzo la massima capacità digestiva è rispecchiata dal sole che sta allo zenith, quindi come il sole dentro di noi, quindi il fuoco digestivo è attivo, così è attivo il fuoco digestivo, il sole fuori di noi. Quando noi scegliamo quindi di fare un pasto importante e ricco, scegliamo di farlo a pranzo. Secondo l'Ayurveda, ogni pasto deve contenere comunque i sei sapori: dolce, acido, salato, piccante, amaro, astringente. Ogni cibo ha queste caratteristiche, quindi quando noi mangiamo dobbiamo creare una armonia di questi sapori ed è quello che potete trovare nella nostra struttura proprio grazie anche alle esperte mani del team che c'è in cucina. Una parola anche va dedicata a Nidra, il sonno. Il sonno è un caposaldo di una buona salute, ormai anche per la medicina moderna si è visto che il sonno più ristoratore e più importante per disintossicare il cervello è tra le 10 di sera e le 2 del mattino. Noi spesso queste ore non le passiamo a letto dormendo, ma ancora presi dall'attività, alcuni addirittura presi da un pasto serale molto tardivo. Brahmacharya sono quella serie di comportamenti che vi verranno indicati alla fine del vostro soggiorno da noi che permettono di mantenere un equilibrio nella vita quotidiana, quindi un buon esercizio fisico, il riposo a tempo giusto, quando alzarci al mattino, cosa fare quando ci si alza al mattino, come integrare la meditazione trascendentale nella nostra vita quotidiana, come essere di conseguenza più efficienti, pronti e armoniosi sul lavoro. Quindi tutto questo ci viene suggerito poi alla fine del nostro percorso nella nostra struttura. Esistono poi altri aspetti correlati a quello che vi ho descritto fino adesso. Tutti questi aspetti fanno parte di questa antichissima scienza che si chiama scienza vedica. Il Veda è antichissimo, risale a migliaia di anni fa, forse come viene detto nei testi classici ayurvedici, esiste da quando esiste questo tipo di struttura dell'universo. Quindi è un po' come se il Veda avesse registrato nei suoi trattati tutti i meccanismi che ci permettono di vivere maggiormente in armonia nel contesto in cui viviamo, quindi nella natura che ci circonda, nella casa che abitiamo. Ecco perché nella struttura della scienza vedica esiste una branca che si chiama Stapatia Veda o Vastu, che descrive tutte le regole, le leggi che ci servono per scegliere il terreno adatto per costruirci una casa, per scegliere la disposizione delle stanze, l'orientamento degli ingressi, in modo da diminuire quelle che sono le problematiche che spesso si verificano in una casa che non è in armonia con il contesto naturale. Per anche sapere meglio quali sono le nostre predisposizioni, i nostri talenti, esiste nella scienza vedica un'altra branca che si chiama Jyotish. Jyotish deriva dalla radice sanscrita Jyoti, che vuol dire luce. Quindi,
è quella che noi chiamiamo astrologia vedica. L'astrologia vedica ci permette di avere delle indicazioni più precise su quali sono le direzioni più utili per la nostra vita, per la nostra evoluzione. Quindi non deve essere confusa con l'astrologia più superficiale, è una lettura molto profonda della nostra carta natale. Un altro aspetto molto interessante si chiama Gandharva Veda, e Gandharva Veda è la musica viene definita la musica degli dèi, è la musica che è in sincronia e armonia con i ritmi della natura. È suonata da vari strumenti, può essere suonata dal flauto, dal sarangi, che è uno strumento particolare che assomiglia a una specie di grossa chitarra, dal sitar, può essere anche una recitazione, un canto, quindi una musica trasmessa attraverso la voce, ha questo effetto di armonizzare i ritmi della nostra fisiologia con i ritmi della natura che ci circonda. È, come hai detto, un vero e proprio stile di vita, ne abbiamo avuto piena conferma. Sì, non si scappa. Dalle parole di Graziella e di Tom hanno pienamente ragione in quello che dicono e raccontano. L'ho provato sulla mia pelle e ripeto, non si può, cioè può andare bene fare un massaggio per provare, ma se si pratica con costanza è veramente tanta roba, come si suol dire. Serve anche continuità, la continuità è anche figlia della pazienza, cioè non bisogna aspettarsi tutto e subito, ma bisogna persistere in un cammino perché si possono poi valutare effettivamente nel tempo gli effetti positivi. Ma come la maggior parte delle cose nella vita, Roberto, Certo. alla fine, nel senso, è difficile che fai così e tutto per magia cambia. È difficile che domani ti alzi e vai a vincere il Giro d'Italia ed è difficile che con un massaggio ti depurifichi in un giorno. Hai bisogno di continuità e costanza. Tutto questo l'hai detto prima sul Lago d'Orta, insomma spendiamo due parole su questo luogo bellissimo che tu conosci molto bene. Allora, premetto che gioco in casa sul Lago d'Orta, nel senso che arrivo da lì e attualmente abito sul Lago d'Orta. Il centro si trova, viene all'Hotel Approdo sul Lago d'Orta ed è composto da uno staff di 8 persone. La location è bellissima, cioè, avete visto anche all'interno del video che si affaccia direttamente sul lago, è un lago glaciale, alpino, definito alpino. All'incirca il suo perimetro sono 37 km ed è a 2 km dal centro di Orta San Giulio, un borgo molto rinomato a livello internazionale anche, dove c'è un discreto movimento turistico anche durante il periodo estivo. Panoramico, turistico e naturalmente ciclistico. Ciclistico, perché abbiamo a fianco il Mottarone, di conseguenza per gli amanti del ciclismo su strada si può percorrere 13 km, di cui 4 molto impegnativi, oltre l'11%. Per gli amanti dell'enduro, o quantomeno della mountain bike, si possono trovare i percorsi cross country della vecchia Gran Fondo del Mottarone, oppure i nuovi sentieri d'enduro che dalla vetta del Mottarone giungono fino a Pettenasco, dove poi si trova il centro Ayurveda Maharishi del Lago d'Orta. Direi che abbiamo dato davvero N motivi, dove N è indefinito, ma sta anche per numerosi, numerosissimi motivi per beh, andare in un qualche modo a conoscere di persona tutte queste opportunità. Grazie Stefano, grazie Grazie a molte. te Roberto, come al solito grazie anche a tutti i telespettatori. Alla prossima.